Penso che intorno ai 2,5 possa bastare. Spostiamoci sulla parte retrostante. Solito sistema: control, loop, control, loop. Anche qui ci spostiamo di circa 2,5. Così, penso possa andare. Bene, ora proviamo ad applicare le nostre facce, le selezioniamo tutte con CTRL A, mesh smooth, magari con due iterazioni. Eccolo qua. Allora, recuperiamo il box che abbiamo salvato prima, l'avevamo nascosto, quindi facciamo vedere tutto quanto. Eccolo qui. Facciamo questo tipo di selezione, cambiamo colore così diventa più chiaro, convertiamolo in poligoni editabili, quattro finestre perché modelliamo meglio sulla finestra fronte. A livello di vertice questa è la selezione. Possiamo tranquillamente selezionare anche questi vertici e portarli fino a questo punto. Facciamo rientrare un po' questi due vertici. Piccolo dettaglio, qui c'è un perno, quindi usciamo dalla modalità suboggetto e andiamo sul pannello crea. Per scegliere l'oggetto cilindro, autogrid perché vogliamo che si agganci in questo punto e realizziamo il dettaglio del forellino. Torniamo qui. Ecco, magari lo aggiustiamo sfruttando questi box. Nascondiamo ora la mappa, non ci serve più. La scena è già preparata per il render in modalità mental ray, due semplici materiali dalla libreria di Autodesk, ho inserito una luce normale spot e un'altra omni di riempimento e infine clicchiamo sull'icona render per vedere il risultato finale del nostro lavoro. Molto bene, questo è il risultato, direi che è discreto. Dopo questo lungo lavoro è proprio ora di andarci a prendere un buon caffè. Appuntamento al prossimo tutorial.